Vilma Goic sulla squalifica di Dal Moro dal 7, la colpa è stata di Oriana. L'ex concorrente del GF VIP Vilma Goic ha rilasciato un'intervista radiofonica nel programma Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli. La 77enne tra i vari argomenti affrontati ha parlato anche della squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello VIP 7, secondo lei l'imprenditore veneto è stato espulso dal programma per colpa dell'atteggiamento di Oriana Marzoli, la quale avrebbe avuto una reazione esagerata. Intervenuta a Radio Radio, Vilma ha parlato della squalifica dell'imprenditore veneto dal Grande Fratello VIP 7, la colpa è stata di Oriana. Secondo il suo punto di vista, la 31enne venezuelana ha avuto una reazione esagerata per via di un gioco che stavano effettuando lei e Dal Moro. Per Vilma, Oriana avrebbe agito di strategia. La 77enne ha precisato di avere visto altre volte i due coinquilini giocare in modo particolare. Quindi non crede al fatto che Marzoli abbia provato dolore quando Daniele le ha messo le mani al collo solo per cercare di struccarla, lei è una che urla. Vilma Goic è sicura che gli autori del reality show, sentendo Oriana urlare più volte aiuto e mi fai male, abbiano ipotizzato che Dal Moro, in quell'occasione, abbia avuto un atteggiamento esagerato. Nel corso dell'intervista radiofonica Vilma Goic ha parlato anche di una possibile relazione tra Daniele e Oriana. Secondo la 77enne, i due sono completamente opposti, Daniele è molto riservato e geloso dei suoi sentimenti, mentre Oriana ama mettersi in mostra. A detta dell'ex Geffina, Marzoli dovrebbe cambiare molto per essere il tipo di donna ideale di Dal Moro. Tra i problemi che potrebbe riscontrare la coppia ci sarebbe anche la distanza: Dal Moro vive a Verona, mentre Marzoli a Madrid. Vilma Goic è convinta che l'imprenditore veneto non sia disposto ad accettare una relazione a distanza per lungo tempo. Al momento non è chiaro cosa accadrà tra Daniele e Oriana. Tuttavia, l'imprenditore veneto ha lasciato intendere di essere disposto a conoscere lontano dai riflettori l'ex coinquilina. Dopo la squalifica dal Grande Fratello VIP 7, Dal Moro ha postato su Instagram la lettera ricevuta da Oriana. Inoltre, in alcune room su Twitter, ha speso più volte parole d'affetto nei confronti di Marzoli e ha iniziato a seguirla sui social.